Ho la madre natura, veniamo in pace sopra Kepler. Noi siamo in cerca di dignità e sapori. Ti giuro non rifaremo altri errori. Ego ha travolto Ecos, molesta idea di felicità. Tutta colpa dell'Eros, la troppo spissa ci fa sbaglia. Abbiamo al puro nel corpo e nel pensato. 3103 è un concept album nell'epoca dei singoli, anche un po' per sfidare, no, quello che oggi è la fruibilità della musica contemporanea, a cui viene dato un po' un abito usa e getta. Invece io volevo creare proprio questo concept come si faceva negli anni 70 per portare l'ascoltatore a ragionare e a far capire che l'arte non è soltanto, la musica non è soltanto business, ma è anche urlo verso il potere, un qualcosa che cerca di sgambettare il potere. Ed è un viaggio verso nello spazio e nel futuro, e racconta appunto il viaggio dell'umanità in uno scenario post-apocalittico. L'umanità avrà distrutto tutto quello che, come dire, di bello c'è, la natura, e sarà costretta a viaggiare verso nuove parti nello spazio e nell'infinito. Io mi immagino un po' l'universo come una grande Salerno-Reggio Calabria, probabilmente, dove sai da dove parti ma non sai a dove si va a finire. Sono 10 tracce, tutte di un genere musicale diverso, ed è anche un po' una osannazione alla diversità in un periodo più politicamente e socialmente dove il diverso viene un po' messo alle strette. Mentre io volevo, come dire, cantare in tutti i generi possibili per dire quanto è bello il mondo perché varia. Penso che sia dovere dell'arte e degli artisti incominciare a porsi dei punti interrogativi e aprire delle nuove strade. Nel senso, la musica non può soltanto, come dire, non occuparsi più di denuncia, anche se lo fa in maniera diversa. È un disco ironico, un disco di canzoni leggere, però è un disco che parla e dice alcune cose. Pensiamo soltanto a noi stessi, cioè stiamo travolgendo il concetto di comunità. E ho immaginato questa umanità che chiede scusa per tutto quello che ha fatto qui su questa terra e per quello che farà. Purtroppo non ci sarà un perdono nel videoclip. Il Superman napoletano è un po' una parodia del Superman del Kansas, no? Lui è alto, ha gli occhi verdi, ipermuscoloso, mentre nel video ci sono io che ho un fisico da sollevatore di forchette. Ed è un'osannazione all'uomo semplice. Io penso che l'umanità oggi sì abbia bisogno di eroi, e gli eroi sono le persone semplici, sono quelle che vivono tutto il giorno in direzioni ostinate e contrarie, come diceva un vecchio poeta, e lo fanno sfidando gli estremismi di questa società. Sanremo è una grande vetrina, è un ragazzo che porta della musica nuova, arrangiata tra l'altro da Charlie Charles, che è un giovane di 21 anni che fa, dovrebbe essere il fiore all'occhiello di questa Italia. I giovani lo hanno capito, i vecchi non ancora, e c'è una cosa, non si può parlare di nazionalità di questo ragazzo. Veramente stiamo facendo dei passi indietro nel Medioevo. È una bruttissima figura che la politica, perché è una cosa partita da certa politica questa e da un posto di alcuni politici, che stiamo facendo agli occhi dell'Europa e agli occhi del mondo.